Vent'anni dopo Chernobyl, il terribile incidente avvenuto nel 1986 in una centrale nucleare dell'Unione Sovietica, si è tornati a parlare dei pro e dei contro del nucleare. Al di là delle scelte che ogni paese ha fatto o vorrà fare, l'Italia, lo sappiamo, ha rinunciato a questo tipo di energia, nel mondo esistono oggi oltre 440 di queste centrali, 150 in Europa. Dopo un periodo di pausa, altre se ne stanno ora costruendo, in particolare nei paesi asiatici come Cina e India. Ma quanto sono sicure le nuove centrali nucleari? Quali sistemi di sicurezza sono stati adottati per evitare incidenti analoghi a quelle di Chernobyl? Tanto più che ci sono molti reattori proprio poco oltre i nostri confini. Bene, Lorenzo Pinna, partendo dalla situazione italiana, ci spiega come funzionano i reattori di ultima generazione. Come è noto, in Italia non si produce più energia elettrica con il nucleare. Anzi, le quattro centrali atomiche italiane sono in avanzato stato di smantellamento. Vengono cioè demolite o, come si dice in gergo tecnico, decommissionate, stando attenti a conservare con tutte le precauzioni le parti ancora radioattive. Eppure, nonostante l'estinzione del nucleare in Italia, nella rete che rifornisce le nostre case, le industrie, l'illuminazione urbana e ogni genere di impianti pubblici e privati, il nucleare c'è ancora. E per quasi il 20% di tutta l'elettricità consumata in Italia. Da dove proviene? Dall'estero. Dalla Francia, dalla Svizzera e dalla Slovenia. In pratica, suddivise fra queste nazioni, ci sono ben 8 centrali nucleari che lavorano solo per noi, generando elettricità che arriva in Italia. Poiché produrre elettricità con gas o petrolio costa caro e costerà sempre di più, importare energia da nucleare è conveniente. E anzi, sarebbe bene importarne di più e produrne meno con i combustibili fossili, che fra l'altro contribuiscono all'effetto serra e ai cambiamenti climatici. Dunque, anche se cacciato dalla porta, il nucleare è rientrato dalla finestra. Per fortuna, perché altrimenti, senza queste importazioni, il kilowattora italiano, invece di essere il 60% più caro della media europea, finirebbe per battere ogni record e costare 2 o 3 volte quello che pagano i nostri vicini d'oltralpe. Con conseguenze facilmente immaginabili sulla competitività del cosiddetto sistema paese, che già non gode di ottima salute. Ma come viene prodotta questa energia nucleare che anche noi utilizziamo e quali centrali di nuova generazione stanno per entrare in funzione? Quali sistemi di sicurezza per evitare catastrofi del genere Chernobyl sono stati studiati? E come verranno conservate le scorie a lungo radioattive prodotte da queste centrali? Il nuovo tipo di centrale europea si chiama EPR, Reattore Europeo ad Acqua in Pressione, e riassume decenni di esperienze e di insegnamenti sul nucleare, soprattutto in Francia e in Germania. Un EPR è già in corso di costruzione in Finlandia, sull'isola di Olkiluoto, e sarà terminato nel 2015. Mentre un secondo reattore EPR è progettato a Flamanville, in Francia, dove entrerà in funzione nel 2012. Ecco un viaggio virtuale all'interno di una centrale di terza generazione. La base che sosterrà il reattore è di cemento armato e spessa 6 metri, in grado di resistere agli incidenti più gravi. Il reattore è contenuto in un robusto recipiente d'acciaio inserito all'interno di una struttura di cemento. I sistemi per raffreddare il reattore e generare il vapore ad alta temperatura sono 4 e indipendenti fra loro. Tutti i circuiti sono contenuti all'interno dell'edificio super rinforzato del reattore. Nel progetto sono previste misure per gli incidenti più gravi. Nel caso della fusione del nocciolo, questa vasca di materiale refrattario raccoglierà e raffredderà eventuali frammenti fusi usciti dal reattore. Quest'altra vasca piena d'acqua servirà ad abbassare la temperatura dell'ambiente, che sempre in caso di incidente potrebbe diventare elevata. Un secondo sistema di raffreddamento spruzzerà acqua dall'alto per ridurre il calore. Tutti i circuiti di sicurezza sono alimentati da 4 apparati indipendenti alloggiati in edifici diversi per evitare che possano guastarsi contemporaneamente. Infine, 4 gruppi diesel sono sempre pronti a fornire energia in caso di emergenza. L'edificio del reattore e altre parti delicate, come il deposito del combustibile nucleare, la sala controllo, sono protetti da una doppia copertura di cemento armato.
una difesa in grado di resistere ad attacchi in arrivo dall'esterno. Ad esempio, l'impatto di un aereo di medie dimensioni. In dettaglio, le due cupole di cemento rinforzato, una dentro l'altra, che proteggono la parte più delicata della centrale, il cuore del reattore. Ogni cupola ha le pareti spesse quasi 1,5 metri. Con tutti questi dispositivi di sicurezza, è stato calcolato che in un anno un reattore EPR ha solo una probabilità su 1 miliardo di avere un guasto grave. Per dare un'idea di quanto sia ridotto il rischio, si può pensare che la probabilità che ognuno di noi ha di essere colpito da un fulmine nel corso di un anno è di 1 su 10 milioni, cioè 100 volte più probabile di un incidente nucleare. Una schiera sterminata di sensori, di sistemi informatici, inviano alla sala controllo tutti i dati necessari a seguire il funzionamento del reattore. La radioattività in questi impianti è ovviamente monitorata attimo per attimo e si stima che il personale che vi lavora sia esposto a pochi millisievert l'anno, cioè una dose analoga a quella che tocca ad ogni abitante della Terra a causa dei raggi cosmici e della radiazione naturale del nostro pianeta. Dove finiranno le scorie di queste nuove centrali che fra l'altro ne producono circa il 15% in meno dei modelli precedenti? In Francia per il momento si utilizzano depositi provvisori superficiali, in pratica bunker di cemento armato situati a pochi metri sottoterra. In Finlandia, come in Svezia, si stanno invece ultimando dei depositi di profondità, in formazioni geologiche stabili a diverse centinaia di metri nel sottosuolo.